Riparte lo spettacolo del Trofeo Jack, secondo tempo qui al Maracanã fra Napoli e Trabzonspor, con il Trab, con Di Lauro che prova subito a far sentire la propria presenza ed accorciare le distanze. Ricordiamo che la prima frazione è terminata col punteggio di 3-1 a favore del Napoli. Qui con me al commento tecnico Giorgio. Buonasera, buonasera a tutti. Ricordiamo le formazioni Giando, perché sono veramente di grande qualità i giocatori in campo qui al Centro Sportivo Maracanã. Sì, mentre c'è un fischio arbitrale a favore del Napoli, possiamo ben notare che il Trab sta schierando fra i pali Caiazzo, poi completa il reparto di giocatori di movimento con Iovino, Nappi, Napolitano, Papa, questi titolari a disposizione di Lauro che sta giocando questa ripresa e Roselli. Mentre invece il Napoli gioca con Di Palma fra i pali, Panico, Iovino, Di Lauro e Chierchia, i giocatori di movimento, mentre proprio Chierchia qui prova col sinistro e arriva la marcatura di Iovino, l'altro titolare. Premiata ditta Chierchia, Iovino e Napoli che si porta sul 4-1. Sì, Giando, la punizione ben calciata da Chierchia, però Iovino lasciato troppo solo, qui libero di insaccare. Difesa da rivedere, quella del Trab. Mentre il Trab prova a rigettarsi in avanti per accorciare le distanze, ricordiamo che a disposizione per il Napoli ci sono Caliendo, Testa, molto nervoso nel primo tempo, Campetiello e Aprile che ancora non ha calcato il green, non ha preso parte a questa battaglia sportiva. Mentre il Napoli torna a manovrare palla al piede, qui Chierchia ancora sapientemente per Campetiello, toccato duro da Nappi, ma non c'è punizione, c'è anzi rimessa laterale per il Trab che prova a metterla in mezzo per Di Lauro ed arriva il gol, un gol dove nessuno esulta, anzi Di Lauro abbastanza nervoso perché la sua squadra si trova comunque sotto di due gol e arriva il secondo gol di giornata per il Trab, Napoli 4 ma Trab 2. Giando, un gol veramente bellissimo, quasi dalla linea di fondo campo, strepitoso qui Di Lauro. Ancora Di Lauro che sembra avere sette anime, sette polmoni, ha provato subito a segnare il gol del provvisorio 4-3, ma è stato rimpallato dalla difesa partenopea che sicuramente cercherà di essere più attenta e di stringere meglio le marcature sul numero 10 del Trab. Sì, Giando, è l'uomo in più di questo Trab, dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose per il Napoli. Intanto riparte il Napoli in contropiede, ma qui Iovino non è riuscito ad avventarsi sulla sfera. Riparte il Trab, mentre prima abbiamo assistito ad un siparietto ancora Di Lauro e c'entra un palo clamoroso. Riparte il Napoli, Iovino ce l'ha sul destro, prova il delizioso tocco sotto, ma la palla termina fuori. Perché Iovino c'entra avanti? Prima stavamo dicendo, abbiamo assistito ancora a un siparietto di Testa in panchina che è abbastanza nervoso, poco lucido il bomber del Napoli. Giando è carico, Testa vuole letteralmente distruggere la porta, però deve imparare a confluire questa sua energia nelle belle azioni che ci mostra. Intanto il Trab ancora in proiezione offensiva, tutte le azioni pericolose passano dai piedi di Di Lauro, come in questo caso che ha provato il tiro, il numero 10, il regista degli ospiti, ma la sfera è terminata alta. Iovino qui dal nulla si inventa un'occasione ed arriva la traversa clamorosa per il centravanti, un secondo tempo che sta rivivendo comunque della stessa sceneggiatura della fine del primo tempo, sarebbe a dire pochi tatticismi e le squadre volte al gioco offensivo. Sì, Giando, lo ripeto, le due squadre sono veramente molto competitive, esprimono un buon calcio e si vede, ed è una delizia per gli spettatori del Maracanã. Intanto riparte il Trab a seguito di un possesso gettato malamente alle ortiche da parte del Napoli. Qui Di Lauro prova a giustare a ridosso del cerchio di centrocampo, serve Nappi, ancora Di Lauro che prova a darla sulla corsa per Nappi, arriva il tiro e calcio d'angolo. Qui Di Palma aveva commesso l'errore di girarsi, ma si è trovato palla fra i piedi e ha comunque parato. Calcio d'angolo che non ha continuità,
capitan Di Lauro sul punto di battuta della rimessa laterale che si perfeziona. Qui torna a manovrare il Trab. Fasi abbastanza confuse. Possesso che scivola da una squadra all'altra. Attenzione, il Trab prova a verticalizzare, ma c'è poca precisione. Rimessa laterale per il Napoli con Di Lauro sul punto di battuta, mentre abbiamo assistito al cambio volante fra Campetiello e Panico con il numero 6 che torna a presidiare la sua fascia di competenza, la fascia sinistra. Tanto Di Lauro prova ad imbeccare deliziosamente un compagno di squadra, Kirchia si stacca dalla linea difensiva e protesta per un contatto con Iovino, l'arbitro non ravvisa gli estremi, anzi chiama la punizione e premia le proteste di Kirchia che appaiono quindi giustificate. Sul punto di battuta lo stesso Kirchia che proverà con il sinistro. Ecco, arriva il tiro e viene impattato dall'uomo in barriera, l'unico calciatore predisposto da Caiazzo, nello specifico era Nappi. Tanto tornano a scambiare Panico e Kirchia, Kirchia per Di Lauro, costretto a velocizzare l'azione, perde palla. Iovino, ancora Nappi, gira per il nulla, la sfera termina in un fallo laterale per i blu, azzurro Napoli by night. Panico sul punto di battuta per Kirchia, prova a verticalizzare per Iovino, sopraggiunge lo stesso Panico, c'è Di Lauro che si propone sulla fascia opposta, Kirchia prova ad imbeccare Iovino che anticipa Caiazzo ma non riesce a perfezionare il suo intervento a rete. Tanto Di Lauro si propone ottimamente sulla fascia sinistra di fronte d'attacco del Trab e qui Di Palma è chiamato agli straordinari, una parata importante, riparte l'azione del Napoli con un Panico che prova a servire Iovino, ma c'è il ritorno di Iovino. Nappi ha un controllo abbastanza difettoso in questo caso. Non si sta masticando del bel gioco in questa frangente della ripresa. Giando, qui sono sprazzi di bel gioco e invece fasi dove le due squadre preferiscono palleggiare, preferiscono studiarsi, anche se il risultato è abbastanza indirizzato verso il Napoli. Intanto Di Lauro! Manca per poco la segnatura che avrebbe riaperto le sorti del match. Qui un delizioso tocco sotto che termina di poco alto sopra la traversa e il montante della porta presidiata da Di Palma, mentre il Napoli ha provato qui a riproporsi in attacco, ma il Trab gestisce un'altra volta il possesso qui con Di Lauro che tira di prima intenzione, becca Kirchia che perfeziona il suo disimpegno spedendo la palla in rimessa laterale. Nappi calcia in modo abbastanza approssimativo, solo fallo di fondo per il Napoli. Di Lauro verticalizza per Iovino che ha un controllo abbastanza difettoso, è costretto a tornare dalle parti di Di Palma. Qui arriva la rimessa laterale a favore del Trab che sta schierando anche Roselli, ci sembra. Intanto calcio d'angolo Di Lauro, perfezione di disimpegno Panico, si ritorna dalle parti di Caiazzo, Nappi, ostacolato da Panico e arriva il gol di Iovino, Napoli 5, Trabzonspor 2, ancora letale Iovino. Sì Giando, però questa volta c'è stato il regalone di Giuseppe Nappi che con un suo controllo approssimativo ha regalato il possesso al Napoli e Iovino è stato spietato. Un Nappi a fasi alterne, in attacco prova ad incidere, mentre invece quando si tratta della fase difensiva lascia molti spazi aperti e campo libero agli avversari. Sì, si propone molto sulla fascia, una buona gamba, però deve rivedere il suo atteggiamento difensivo. Tanto Di Lauro
Iovino, perfezione il triangolo con Di Lauro che va al tiro e Panico manca di pochissimo il gol del 5-2. Intanto Iovino, ancora Di Lauro, le triangolazioni fanno male agli avversari. Iovino ha provato il tiro, è stato ostacolato da Caiazzo. Qui c'è la rimessa laterale a favore del Napoli che adesso prova a macinare bel gioco lì davanti, a mettere in difficoltà gli avversari. Iovino fronteggiato dal capitano avversario, Di Lauro, ce l'ha sul destro, prova il tiro e manda a terra la rete. Napoli 5, Trabzonspor 3. Sì, Giando, è l'unico che può impensierire gli azzurri stasera by night, è proprio Francesco Di Lauro del Trab. Guardate che rete se l'è portata avanti, poi il tiro violentissimo sotto la traversa, non c'è scampo per il portierone di Parma. Tanto torna a manovrare la squadra in maglia blu, anzi arriva la rimessa laterale per gli avversari. Qui prova il Trab a sfondare, ma Kirchia fa buona guardia. C'è Nappi sul punto di battuta di questo calcio d'angolo che viene toccato dagli avversari. Rimessa laterale ancora Di Lauro sul punto di battuta, prova a tornare dalle parti di Papa che ha sostituito Iovino. Attenzione intanto Iovino, disattenzione fatale questa di Papa, ma Caiazzo diventa un libero aggiunto e spedisce in rimessa laterale. Panico preferisce ripartire dalla touche. Di Lauro torna dalle parti di Palma. Panico a campo per manovrare, Caiazzo getta a terra, abbatte letteralmente il centravanti Iovino, ma per l'arbitro non ci sono irregolarità. Nappi prova a lasciare sul posto Panico, arriva il tiro, c'è dell'imprecisione, la sfera termina alta sopra la traversa. Di Palma torna a manovrare con le mani Di Lauro. Intanto testa, ce l'ha sul destro, ancora testa, prova a far sedere il portiere avversario, c'è poca lucidità da parte del bomber in questo caso. Arriva anche il fischio arbitrale a fermare il gioco, contatto duro fra testa e Caiazzo, due giocatori che non fanno certamente mancare l'agonismo in campo. Si dovrebbe ripartire da una palla contesa e il Napoli restituisce sfera molto sportivamente agli avversari. Sì, un bel gesto di testa che era, diciamo, segnalato come il più nervoso, ma è il primo in campo a distinguersi. Sembra aver ritrovato la calma il centravanti. Arrivano delle vibranti proteste in merito ad un calcio d'angolo. L'arbitro non cambia il suo fischio, ma comunque fasi confuse. Torniamo al calcio giocato con testa che lascia sul posto Di Lauro, viene fronteggiato da Papa. Panico verticalizza centralmente, ma riparte l'azione del Trab qui con Di Lauro che prova a lasciare sul posto il suo omonimo capitano del Napoli. Papa ce l'ha sul sinistro, prova a portarsela sul destro, il tiro! E manca di poco la rete, anche Papa che qui si è girato bene, ha mandato fuori giri Panico. Intanto è ritornato in campo Campetiello, testa, prova il destro ed arriva la parata a ridosso dell'area, del limite dell'area di rigore di Caiazzo, che si era alzato moltissimo qui. Ancora testa, prova a metterla dentro di tacco, ma Papa sta facendo buonissima guardia in questi casi. Testa dalla battuta del calcio d'angolo per Campetiello. Panico sinistro, sparacchia molto poco precisamente. Rigiano, si rinnova il canovaccio della partita mentre arriva la rete. Fantastica segnatura di testa che porta sul provvisorio 5-3 i compagni, sul 6-3 il Napoli. Grande segnatura di testa in questo caso, che girata a rete.
Sì, Giando, cascando, Pasquale è stato bravissimo a trovare il pertugio giusto e l'ha infilata proprio lì dove il portiere non è potuto arrivare. Comunque, per Tanto, concludere, Giando, sì. perdonami, il canovaccio della partita, fasi di calcio acceso, ripartenze, botte e risposte da una parte e dall'altra, e poi come se le due squadre si addormentassero oppure, non lo so. La stanchezza, forse il freddo predomina, ma non è mai una partita scontata questa. Sì, il clima non è certamente dei più congeniali per il calcetto, per il futsal. E comunque questa partita a fasi alterne sta regalando spettacolo come questa punizione di Di Lauro. Di Palma risponde presente ed evita guai ben peggiori per i padroni di casa del Napoli. Intanto un fischio arbitrale, rimessa laterale per i blu che hanno schierato nuovamente in campo Caliendo. Di Lauro non riceve pressioni, Di Palma velocizza l'azione per testa, ostacolato in modo efficace da Papa, esce in marcatura Caliendo, la spedisce in rimessa laterale Di Lauro, autentica spina nel fianco della difesa avversaria, intanto l'intervento senza tanti complimenti di Papa ed arriverà un cartellino giallo per il difensore che in una sola scivolata ne ha beccati due, un avversario e il compagno di squadra di Lauro. Sì, non ha fatto superstiti, è andato lì convinto, ha preso un po' tutto, ma ci piace anche così. Gioco agonisticamente efficace. Intanto Testa proverà ad innescare una bomba. Intanto sembrava sopraggiungere anche Di Palma per la battuta della punizione, Sì, non una sappiamo se è uno finta, schema. un siparietto, uno schema, non si sa, però Napoli e anche Pasquale Testa mi sembrano molto tranquilli verso il loro cammino verso la vittoria, è sempre più concreto, Spianato. spianato, però attenzione qui. Intanto Nappi ha provato subito a smentire il mio collega Giorgio Lisio con un tiro di rara bellezza, ma Di Palma è stato pronto ed efficace nella ribattuta. Torna a manovrare il trab che sicuramente non ha fatto mancare la voglia di mettere in difficoltà questa corazzata blu. Intanto Testa cadenzato nel suo movimento, ma sempre efficace. Serve un cioccolatino per Campetiello che sciupa malamente mentre Caiazzo era in uscita bassa. Di Lauro prova ad illuminare la sua squadra con il suo destro. Lasciato colpevolmente solo dai compagni, perde la sfera, riparte Testa che fronteggia Nappi, non lo smuovi dal suo passo. Testa vince tutti i contrasti, fa del fisico e del destro una delle sue armi principali. Sì, Giando, guardandolo qualcuno penserebbe che non è chissà quanto veloce o quanto agile, ma invece Pasquale Testa, nonostante la sua mole, è veramente uno dei giocatori più forti di questo trofeo Jack qui al Maracanã, ha espresso solamente grande calcio e grandi giocate. Intanto arriva il fischio arbitrale, calcio di punizione per il Trabzonspor. Sul punto di battuta Di Lauro, tiro di destro un po' accademico, centrale, e Di Palma ha potuto effettuare una comoda parata di Lauro. Arriva il fischio arbitrale, anche in questo caso un altro calcio di punizione, Eh sì, un tocco di mano molto qui c'è. Cioè. fiscale, sì. Gioco spezzettato, si rallenta l'azione per questa battuta del calcio di punizione. Sempre Di Lauro sul punto di battuta, in opposizione Campetiello e Testa. Di Lauro a colloquio con Nappi, forse hanno perfezionato uno schema, arriva il destro di Di Lauro per Nappi, proprio così, era uno schema. Eh sì, l'idea di partenza era anche buona, è stato sfortunato qui Nappi, il suo tiro è andato di poco sul fondo. La conclusione del numero 7 non è stata delle migliori.
mentre ci avviamo agli ultimi sprazzi, gli ultimi minuti dell'incontro con Nappi che prova a lasciare sul posto il diretto avversario Caliendo, ancora Di Lauro, il destro scende bene Di Palma, ma sembra non esserci tocco, infatti si riparte da un fallo di fondo, Kirchia qui, un nuovo fischio arbitrale, fallo di mano di Nappi, Kirchia per Campetiello, testa, buonissima azione in questo caso, manca solo buttarla dentro, ma c'è bel gioco per il Napoli, Di Lauro che prova ad agire a tutto campo, qui voleva innescare Nappi, molto stanco, riparte Kirchia, per Caliendo che la mette in mezzo nuovamente, molto altruista l'esterno partenopeo, mentre Di Lauro manca un controllo, Kirchia per Campetiello allarga ma testa, si fa sentire dal compagno di squadra, tanto scontro senza complimenti fra testa e Papa, arriva il raddoppio di Roselli, entrato da pochi minuti, forze fresche per il Trab che vorrebbe vivamente recuperare questo match, ma il Napoli è autorevolmente avanti. Sì, già, sì, Giando, la squadra del Napoli conduce bene, gioca bene, e quindi il vantaggio è ben congelato, però la buona volontà del Trab c'è, un po' sfortunato. Attenzione, testa per Kirchia, manca di poco l'obiettivo, la segnatura che avrebbe chiuso definitivamente l'incontro, mentre notiamo che è anche entrato Aprile, spazio per chi ha giocato di meno, Aprile con la chioma ossigenata, pronto ad illuminare il gioco del Napoli, in questo caso Kirchia ha commesso un errore di sufficienza, non ha passato bene la sfera al compagno di squadra, mentre Di Lauro prova da solo, moderno Don Chisciotte costretto a fronteggiare questi ultimi frangenti, la corazzata partenopea, torna a manovrare il Trab, Di Lauro per Nappi, pensa al tiro, prova a portarsela sul destro, ma riparte il Napoli, impreciso il passaggio per testa, ancora Nappi, qui riparte il Napoli, Caliendo, testa, fa salire i compagni, intanto arriva anche una piccola reazione di testa, prontamente ripreso dalle nostre telecamere, qui il fallo è a favore di Iovino del Trab. Intanto abbiamo sentito l'arbitro chiamare il quinto fallo, quindi dal prossimo fallo in poi saranno tiri liberi per il Trab, che adesso ha tutti gli interessi nel provare a farsi dare qualche calcione dagli avversari. Sì, Giando, ci vuole anche un po' di astuzia in queste occasioni, perché il tiro libero è una ghiotta occasione per mettere a segno una rete, vediamo un po' se il Trab ci riuscirà. Anche in questo caso Nappi ha provato a farsi commettere fallo. Roselli qui velocizza troppo l'azione, ma guadagna un calcio d'angolo. Salgono le torri. Si propone Iovino centralmente. Sfera per Di Lauro, che ne ha due addosso e ha bisogno di soluzioni. Gira il gioco per Nappi, che la spara sulle stelle. Buona coordinazione qui Giando, però il tiro è veramente inguardabile. Aprile per Kirchia, Iovino, ancora Kirchia, prova il break offensivo con il suo sinistro, Iovino qui guadagna un calcione ed è il primo tiro libero della ripresa. Sul punto di battuta Di Lauro che proverà a redimere l'errore della prima frazione. Di Lauro! E anche in questo caso arriva la parata di Di Palma. Voto veramente alto
per i tiri liberi qui di Palma ha saputo gestire benissimo questo tiro dal dischetto ed arriva il triplice fischio arbitrale, proprio come nella prima frazione, a seguito di un tiro libero sbagliato arriva il fischio finale che consegna i tre punti al Napoli. Sì, Giando, una partita che li ha visti dominare in certi frangenti, però il Trab non si è dimostrato squadra di primo pelo, come già detto in precedenza, come vediamo il grande assente Pasquale Aliberti, che forse poteva dare una mano a Francesco Di Lauro, migliore dei suoi, che da solo forse non è riuscito sì a dare qualche noia alla retroguardia del Napoli, però non è riuscito a impensierire più di tanto. Francesco Di Lauro proprio a colloquio con Capitan Iovino, forse i due migliori in campo. Di Lauro è stato molto voglioso e Iovino è stato ostico in fase difensiva. Cosa è mancato a parte Aliberti al Trab? Forse una maggiore concentrazione per i biancogranata e quella precisione sottoporta che invece ha caratterizzato il Napoli. E mentre le squadre si avviano verso gli spogliatoi, ricordiamo il punteggio finale che ha visto trionfare il Napoli contro il Trabzonspor col punteggio di 6-3. Ringrazio Giorgio Lisio per avermi supportato al commento tecnico e andiamo ad ascoltare le interviste ai protagonisti di questo emozionante incontro. Abbiamo con noi Bomber Iovino del Napoli. Bomber, una partita che non è iniziata forse nel migliore dei modi, però subito vi siete scrollati di osso un po' l'emozione del derby. Sì, siamo andati dopo un po' sotto, però già stavamo attaccando, la squadra già girava a mille, poi siamo andati sotto e abbiamo continuato ad attaccare, così abbiamo trovato il pareggio e poi avete visto la partita andata per il verso giusto. Era una squadra molto forte, loro organizzati, sempre duri, quindi era difficile per noi, li temevamo, però la nostra squadra è in grado di battere chiunque in questo torneo. Sì, giustamente la tua squadra, come giustamente hai detto, è una squadra di grande livello, dal grande tasso tecnico. Il dualismo con Testa come lo vivi? No, con Testa va benissimo, giochiamo spesso insieme, oggi eravamo in tanti quindi dovevamo girare, altrimenti ci divertiamo tantissimo a segnare, a giocare insieme. Per quanto riguarda le vostre aspettative del campionato, siete primi dall'inizio praticamente senza una sconfitta, come approcciate la vostra filosofia di gioco in questo campionato? Noi le vogliamo vincere tutte, anche Champions, il trofeo che poi verrà, noi vogliamo vincere sempre, è proprio il DNA di questa squadra. Noi andiamo a giocare, vogliamo vincere. Buonasera, abbiamo con noi il mister del Napoli Campetiello. Mister, una partita che forse avete iniziato un po' in sordina, però poi il calcio della tua squadra si è espresso nel migliore dei modi. Diciamo che la partita è iniziata male perché siamo andati subito sotto, però comunque credo al massimo nei miei giocatori perché comunque danno sempre il massimo. Eravamo un pochino in tanti, quindi c'è stato un ricambio continuo, quindi diciamo che non entravano nemmeno nel pieno del gioco, però ci siamo divertiti, la squadra ha dato il massimo, i ragazzi sono sempre tutti, cioè danno sempre tutto quello che hanno, anche 5 minuti gli danno il cuore e non posso lamentarmi. Possiamo giocarcela comunque con tutti perché diciamo ho visto che il livello è abbastanza alto, la squadra di stasera era una squadra ben organizzata, forte e ostica, poi ci è andata bene. Abbiamo con noi Capitan Iovino del Trabzonspor. Capitan Iovino, una partita che avete iniziato a sprombattuto, poi vi siete dovuti piegare al bel gioco espresso al Napoli. Sì, vabbè, non è stata una supremazia da parte del Napoli perché comunque era partita anche in discesa la partita con il gol nostro dell'1-0. Qualche ingenuità individuale purtroppo ha fatto la differenza e il loro portiere ci ha messo del suo per impedirci di risalire la china, però tutto sommato è stata una partita equilibrata, quindi a pari livello. Questo derby di Cimitile, se così possiamo definirlo, ad un certo punto si è un po' incattivito, un po' di tensione in campo, qual è il tuo punto di vista? Vabbè, sempre così, già lo sapevamo già prima di partire, però l'importante è che tutto finisce nel dopo partita. Però nulla di esagerato, solo la carica agonistica che c'è da parte nostra e da parte loro, poi tutto finisce a fine partita.
Per quanto riguarda il vostro cammino in campionato, quali sono i vostri obiettivi e le vostre prospettive? Il calendario parla chiaro e sono tutte difficili da adesso, a partire da questa che era la prima in classifica, però siamo quarti, quindi l'obiettivo è sempre arrivare tra le prime otto e quindi puntare alla Champions, per ritoccare poi nel mercato di dicembre, per puntare alla Champions poi alla vittoria finale. Proprio di mercato, l'ultima domanda che volevo porti, c'è qualche nome in vista oppure la rosa rimarrà così com'è? Forse ci sarà un cambio in porta, perché comunque lì è il ruolo che vorrei ritoccare, e poi forse l'acquisto di Cittadino Andrea, conosciuto da tutto l'ambiente dell'Agro Nolano, che gioca nell'ASD Cimitile, che può darci una mano in futuro. Quindi un nome importante per potenziare anche un po' la fase offensiva. Un rientro, direi, perché già ci ha aiutato nella vittoria della Champions e il trofeo Jack 2 anni fa, e quindi lui mi ha dato disponibilità e penso nella prossima sessione arriverà.